Nelle prossime ore la nomina del medico legale da parte della Procura di Campobasso e lunedì sarà eseguita l'autopsia sulla salma di Giuseppe Coppola, l'autotrasportatore 42enne di Nocera Inferiore che ieri ha perso la vita nell'incidente stradale lungo la statale 17 tra Guardia Reggio e Campochiaro. L'esame medico-scientifico, disposto già ieri dal sostituto Giuliano Schioppi, che è stato personalmente sul posto dell'incidente insieme al capitano della Compagnia dei Carabinieri di Boiano, Edgard Pica, servirà a capire meglio quello che è accaduto attorno alle 13.30. Quanto il mezzo pesante diretto a Termoli aveva imboccato la direzione sbagliata in realtà, al bivio di Guardia Reggia, proseguendo verso Boiano piuttosto che verso Vinchiaturo. Un centinaio di metri dopo aver imboccato la statale 17, il 42enne avrebbe perso il controllo del camion, finendo sulla corsia opposta fino a precipitare nella scarpata. Lo schianto ha causato le fiamme che hanno interessato proprio l'abitacolo del mezzo, nel quale è rimasto intrappolato Giuseppe Coppola. L'autopsia servirà a chiarire se è stato colpito da un malore, da un colpo di sonno, oppure se c'è stata una distrazione. Questa mattina inoltre sono iniziate le operazioni di rimozione del TIR. Ieri infatti non è stato possibile perché per 4 ore i vigili del fuoco hanno lavorato a spegnere le fiamme e a crearsi un varco percorribile nella scarpata per procedere alla rimozione della salma. Poi la zona è stata messa in sicurezza dagli operai della multiservice e questa mattina sono iniziate le operazioni per rimuovere il mezzo pesante. L'incidente sulla statale 17 è accaduto 48 ore da quello che poco più di un paio di chilometri prima in direzione Sepino ha tolto la vita a 2 persone coinvolte in uno scontro fra altrettante macchine. Un 28enne, figlio di una delle 2 vittime, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cardarelli. Le sue condizioni sono stazionarie nella loro criticità.